Dunque torniamo in diretta per la seconda parte, qualche anticipazione l'avevamo già data ma ripresento con piacere Micaela Romagnoli, giornalista, collega, giornalista di Radio Bruno che sul Corriere di Bologna cura un blog che si chiama Bimbo. Che parla appunto della sua esperienza di mamma sostanzialmente. E sono insomma dei racconti che si bevono in un sorso, che però commuovono, emozionano, dipende dal tema. Grazie. Allora diciamo subito, ovviamente trae ispirazione dalla quotidianità, certo, della vita col tuo Francesco, diciamolo, sì. Anzi salutiamolo perché ciao Francesco, ci segue. Credo che ci stia guardando e oggi prima di uscire mi ha detto: ma come fai mamma a entrare in TV? Entri da qui, dal salotto. A 3 anni solo, quindi. No, non è entrata dal salotto, è entrata da una porta, esatto. Magari lo aspettiamo una volta in studio perché, ecco, uno dei racconti tra i più simpatici è arrivato dalle maestre che raccolgono, sì, uscite come queste degne di un libro, perché il mondo visto dagli occhi dei bambini è assolutamente esilarante. Sì, infatti questa è un'idea che è nata proprio portando mio figlio a scuola, alla scuola materna al mattino. Ho cominciato a vedere che le maestre appendevano fuori dei semplicissimi fogli A4 nei quali quotidianamente riportavano delle frasi dette dai bambini durante l'attività, insomma durante il gioco, nelle ore di scuola, e devo dire che insomma c'è da perdersi. Adesso tu ne avrai letto qualcuno. Ma sì, io ricordo, io sono del segno dei gemelli, mia sorella è del segno del bue, sì, cioè, e quindi le insegnanti poi hanno pensato di raccogliere tutti a fine anno e magari fare le copie per i genitori, e resterà un "io speriamo che me la cavo" alla bolognese. Delizioso, insomma. Se non troverò lavoro mi licenzieranno. Mi licenzieranno, questo forse la dice lunga sui discorsi che poi sentono fare ai genitori a casa e in qualche modo tornano nei loro, no? Nei loro, certo, discorsi. Però poi ci sono anche occasioni per dare spunti, idee a chi magari non sa come fare nella gestione di quelle esperienze che una famiglia vive, dove magari il bambino rischia di annoiarsi, non sentirsi coinvolto, come ad esempio la visita dei musei. Sì, sì, esatto. Tra l'altro colgo l'occasione per insomma dare un suggerimento, perché proprio domani, l'11 maggio a Bologna, ci sarà una di queste visite ai musei per tutta la famiglia, organizzata da un gruppo di mamme, in realtà una mamma bolognese, Silvia, e una mamma romana, Francesca, che hanno insomma avuto questa idea insieme ad altre. Si chiama Mamma Cult l'associazione, domani sarà a Bologna e porterà mamme, bambini, fratelli, nonne, donne incinte, insomma tutti a visitare le acque, faranno un percorso lungo le acque della città. Questo perché credo che appunto, io penso davvero che i bambini vadano portati quasi ovunque. Io ho portato insieme al papà mio figlio in giro ovunque, fin da quando era piccolissimo. Questo credo che li aiuti da un lato ad adattarsi a tante situazioni diverse, e per esempio quella dei musei è un modo per farli già respirare fin da piccoli insomma l'atmosfera che si prova in un luogo di cultura, e chissà mai che poi da adulto questo possa restare, no? E venga voglia di viverlo all'inizio come un gioco e poi davvero sempre più come un piacere, come un posto della quotidianità dove Michela, e c'è anche una parte dedicata più intensa, più forte ai bambini che conoscono l'esperienza in corsia. E, il mondo va avanti, rincorre, sì, le sue polemiche, le sue questioni, i suoi appuntamenti, e invece c'è chi si ferma lì. E si creano delle piccole comunità. Sì, beh, questa è un'esperienza, ovviamente ne ho scritto come un'esperienza personale, vissuta per una cosa banale, piccolissima, legata a mio figlio, che però ci ha portato all'ospedale per 3 giorni, 2 notti, e, al Sant'Orso, alla Gozzadini. Ed è stata un'esperienza intensa dal punto di vista umano, proprio perché siamo arrivati, e ricordo in un primo istante di aver pensato: mamma mia, quanti bambini, una stanza, 6 bambini, tante famiglie, la confusione, tutti stretti, no? E subito ti viene l'idea: ma dove sono? E vorrei avere una stanza solo per me. E poi in realtà alla fine di questo percorso capisci che in quella condivisione così
intima, perché è intimo il dolore magari del bambino che piange perché ha male per qualcosa, del genitore che è preoccupato, che non dorme, e i bip delle flebo. E appunto quello che abbiamo provato è stato quello: all'inizio lo smarrimento, poi è bastato svegliarsi al mattino e dopo aver condiviso quei bip delle flebo per sentirsi una piccola comunità. Ed è stato anche molto bello vedere come viviamo in una città che dal punto di vista appunto dell'assistenza medica ai bambini, insomma, è un... Beh, il centro Gozzadini va sicuramente... Esatto, ne andiamo dotato. Fieri. Certo, indubbiamente. Allora, con questo mi ricollego al fatto che l'idea di invitarti è arrivata dal fatto che domenica sarà la festa della mamma, sì. Quindi aspettiamo sicuramente di leggere il tuo racconto in materia, ma vogliamo capire un suggerimento per un bel regalo. Ecco, beh, intanto io credo che per i bambini e le mamme la cosa più bella sia fare cose, no? Quindi io mi aspetto, per esempio, da mio figlio, che non ci siamo ancora visti, solo di sfuggita, però so già, ho intuito che ha qualcosa da darmi e credo che l'abbia fatto a scuola, quindi l'artefatto, no? Il disegno, il pensierino. Poi un suggerimento che mi viene da dare è legato alla solidarietà, in questo caso un'associazione che si chiama La Chiocciola ed è un'associazione della terapia intensiva neonatale, in questo caso dell'ospedale Maggiore, e si possono acquistare delle piccole scatoline che contengono dei semi, dei fiorellini che attraggono le farfalle, da qui l'idea del giardino delle farfalle. Si possono acquistare ai Giardini Margherita, si possono acquistare all'ospedale Maggiore, mi pare anche in centro a Bologna in via D'Azeglio. E poi un fiore, visto che l'abbiamo detto, lo ricordiamo, perché domenica torna la Zalea della Ricerca per festeggiare la mamma e sostenere i migliori progetti di ricerca sui tumori femminili.